Non vi incuriosisce questo piatto? Oggi prepariamo le foglie di cavolo verza ripiene di carne e le cuoceremo al forno. Si possono fare anche in padella con il pomodoro. Serviranno foglie di cavolo, sale, pepe, pane raffermo, pan grattato, parmigiano grattugiato, latte, uova, carne e olio extravergine d'oliva. Iniziamo a preparare le foglie di cavolo. Sceglieremo quelle più belle e non rovinate. E dopo averle lavate, le mettiamo in una vaporiera e le cuociamo 5 minuti a vapore. Tagliamo il pane e lo mettiamo poi in ammollo nel latte. Carne, uova, parmigiano grattugiato, sale, pepe. Sprizziamo il pane e lo uniamo nel ripieno e impastiamo con le mani. Ci siamo. Le nostre foglie di cavolo si sono ammorbidite e le mettiamo ad intiepidire su un canovaccio. Ungiamo una pirofila. Cospargiamo con un po' di pan grattato. Mettiamo su un tagliere la foglia di cavolo e togliamo la parte centrale più dura. Prendiamo un po' di ripieno e lo avvolgiamo nelle foglie. Adesso, come vi dicevo, noi li cuoceremo in forno, ma questi involtini si possono anche cuocere in padella con un po' di cipolla, un soffritto e della salsa di pomodoro. Cospargiamo con pan grattato, olio extravergine di oliva e via in forno a 180 gradi ventilato finché non si forma una bella crosticina. Basteranno circa 30-35 minuti. Ci siamo, guardate che meravigliosa crosticina.